Questa lettura è tratta dal blog Goofinomics. Il post è intitolato Maastricht e l'aritmetica del debito pubblico, parte seconda, di lunedì 2 aprile 2018. Si era detto che avremmo continuato e continuiamo. Questo blog è anche un percorso didattico e dobbiamo fare una tappa importante. Vorrei riprendere un argomento che abbiamo affrontato 5 anni or sono, quello dell'aritmetica del debito pubblico, ovvero delle relazioni che legano la crescita del debito e del suo rapporto al PIL ad altri fondamentali macroeconomici, quali il deficit e il suo rapporto al PIL, la crescita, il tasso di interesse. Su questo argomento avete sentito, sentite e sentirete sproloquiare una caterva di personaggi in cerca di editore o di incarico. Per cui è bene che vi attrezziate con un minimo di strumenti tecnici allo scopo di orientarvi con scioltezza in un terreno nel quale gli agguati ideologici sono all'ordine del giorno. Premessa. Prima di entrare in argomento è indispensabile fare una premessa. In questo blog abbiamo sempre sostenuto, perché lo sosteneva la Commissione europea, che il debito pubblico italiano fosse perfettamente sostenibile sia nel breve che nel lungo periodo. Ce ne siamo occupati nel post intitolato Eugenetica pensionista. Già che ci siamo, aggiorno le informazioni. Il post sull'eugenetica pensionistica è del 2016 e da allora abbiamo avuto altre due edizioni del Fiscal Sustainability Report, che nel frattempo si chiama Debt Sustainability Monitor, quella del 2016 e quella del 2017. Non è cambiato solo il titolo, ma in parte anche le conclusioni. Ora, l'indicatore S2 di sostenibilità a lungo termine, quello che tiene conto delle passività implicite nell'evoluzione del sistema pensionistico, cioè in italiano, del fatto che lo Stato dovrà trovare i soldi per le pensioni, evidenzia una lieve criticità. Come si vede dalla figura, l'Italia ora è nella regione insostenibile e se confrontate questi grafici con quelli degli anni precedenti, l'ultimo disponibile era quello del 2015, elaborato sui dati fino al 2014, noterete che ci è entrata l'Italia nella regione insostenibile, spostandosi orizzontalmente a destra, anziché verticalmente verso l'alto. Uno spostamento verticale verso l'alto avrebbe significato un peggioramento delle previsioni a lungo termine, quelle riferite alla spesa pensionistica, che invece sappiamo essere favorevoli per il nostro Paese. E lo conferma il rapporto sullo stato sociale
2017, che vediamo in figura, tradotto in grafico, che ribadisce appunto questo rapporto sullo stato sociale 2017 come il rapporto fra spesa pensionistica e PIL sia previsto in discesa, il che rende vacue, o meglio sospette, le reiterate invocazioni di nuove riforme pensionistiche e anche perfettamente giustificata la nostra proposta di abrogare l'ultima, ma di questo vi parlerò in altra sede. E allora, lo spostamento orizzontale verso destra cosa significa? Significa che ora il debito italiano è insostenibile perché si è deteriorata la situazione iniziale, unfavorable initial fiscal position, cioè perché il rapporto debito-PIL oggi è alto. Come si sia innalzato lo sapete perché ne abbiamo parlato in un post intitolato Monti Fact Checking, in cui abbiamo parlato dell'operato del mio nuovo collega Monti, quello che ha trovato il rapporto debito-PIL al 116% e ce lo ha restituito al 131%. Dunque, è peggiorata la situazione iniziale del rapporto debito-PIL, ma non è peggiorato invece la previsione a lungo termine relativa alla spesa pensionistica che invece, come abbiamo visto dal grafico, è attesa in diminuzione o perlomeno in fase di stabilizzazione a lungo termine. Quindi ora possiamo dire anche noi, forti dell'auctoritas della Commissione che ci ha dato i valori indicati nella prima figura, possiamo dire quello che quattro petulanti cialtroni ideologizzati o prezzolati ci hanno detto per anni, quando non era vero. Vale a dire che in effetti cominciamo ad avere un lieve problema di sostenibilità del debito. Naturalmente i quattro suddetti cialtroni ora esulteranno. Sarà il loro I told you so moment, quello che noi chiamiamo ve l'avevo detto, ma qui ve l'avevo detto, posso dirlo solo io, non i cialtroni della stampa o della politica, perché se avete seguito il ragionamento, infatti capirete che i grafici del Debt Sustainability Monitor sono la conferma definitiva del fatto genetico di questo blog, ovvero della denuncia che i salvataggi di Monti non solo non ci hanno salvato, ma facendo aumentare il rapporto debito-PIL ci hanno definitivamente affossato. E ne abbiamo parlato in un post intitolato appunto I salvataggi che non ci salveranno. I salvataggi che poi hanno reso fragile una situazione di finanza pubblica che non lo era, e facendolo, possiamo dirlo oggettivamente, non nell'interesse del paese, come è evidente ex post, ma facendolo nell'interesse di chi ha ricevuto dal paese miliardi in quota fondo salva stati. Dunque, l'austerità di Monti è stata l'amputazione di una gamba, se non sana, perlomeno non malata, cioè la finanza pubblica, non sana, ma perlomeno non malata patologicamente, che
che grazie all'austerità è diventata però meno sostenibile perché è diminuito il reddito degli italiani, unica vera garanzia di sostenibilità, mentre invece si trascurava scientificamente, forse ideologicamente, quella che era la gamba malata, ovvero quelle banche, quel debito privato, delle quali ora tutti vedono le criticità, mentre nel 2011 le vedevamo veramente in pochi e lo avevamo denunciato. La sintesi di questa premessa è che ora il problema c'è, che è stato creato da chi pretendeva di risolverlo quando non c'era. E che per evitare di aggravarlo dobbiamo essere estremamente consapevoli di cosa guidi la dinamica del rapporto debito-PIL. Solo questa consapevolezza ci permetterà di non trovarci nel 2018 o nel 2019 con una initial fiscal position ancora più unfavorable di quella in cui ci ha messo il salvatore della patria, altrui. E allora veniamo ad un breve riassunto della puntata precedente, perché questo che vogliamo fare in questo post è la seconda puntata di un discorso iniziato in un altro post intitolato Maastricht e l'aritmetica del debito pubblico. E adesso lo riassumiamo brevemente, prima di andare avanti, e lo riassumiamo per mettere in evidenza in cosa oggi arricchiremo il nostro bagaglio tecnico. E allora molto rapidamente vediamo una serie di diapositive in cui esprimiamo alcune formule ed alcuni passaggi. Nella prima vediamo che il deficit o indebitamento o fabbisogno F maiuscolo è definito come variazione del debito D maiuscolo e precisamente F con T uguale delta D con T uguale D con T meno D con T meno 1. Per cui ad esempio il deficit del 2017 è la differenza fra il debito a fine 2017 e il debito a fine 2016, cioè inizio 2017. E allora possiamo scrivere F 2017 uguale D 2017 meno D 2016. Dividendo per il valore del PIL a prezzi correnti, maiuscolo, questa relazione si arriva a dimostrare la seguente formula espressa invece in lettere minuscole, che adesso leggiamo, D con T uguale 1 fratto 1 più gamma con T, che moltiplica D con T meno 1 più F con T, che è la formula 4 del post citato, cioè della prima parte di questo studio, dove le lettere minuscole appunto indicano i rapporti al PIL di debito D minuscolo e deficit F minuscolo. Il rapporto debito-PIL a fine anno dipende allora dal fabbisogno dell'anno trascorso più il rapporto debito-PIL dell'anno precedente diviso per 1 più il tasso di crescita del PIL nominale.
gamma. Al di là della magia matematica di questa formula, il senso è chiaro: un maggior deficit F porta a un maggior debito D, e ci mancherebbe altro, ma una maggior crescita diluisce il rapporto, frenandone la crescita. Con una ulteriore semplice manipolazione matematica si può dire la stessa cosa in modo forse più chiaro. Possiamo esprimere la variazione del rapporto debito-PIL D minuscolo, ottenuta sottraendo a entrambi i membri il valore di D al tempo precedente, scomponendola in una parte che dipende dalla crescita e una che dipende dal fabbisogno. Questa che vediamo è la formula 6 del post citato, e vi faccio notare che se la crescita è bassa, dividere per 1 più gamma equivale a dividere per 1. E quindi gamma è sostanzialmente identico a gamma diviso per 1 più gamma. Come vediamo nella tabellina che viene mostrata in figura, in cui va notato che negli ultimi 4 anni la nostra crescita nominale media è stata attorno all'1,5%, cioè 0,015, mentre, come si vede appunto dalla tabella, l'approssimazione comincia a non funzionare per valori attorno al 2,5%, per cui la formula può essere ulteriormente snellita utilizzando il segno di uguaglianza approssimata. E allora vediamo la formula che otteniamo: delta di con t uguale all'incirca ad f con t meno gamma di con t meno 1. E qui si vede che il rapporto debito-PIL cresce se il rapporto fabbisogno-PIL, cioè f, è positivo, e non è compensato dal prodotto fra la crescita nominale gamma e il rapporto debito-PIL del periodo precedente. Si vede anche che per azzerare la crescita del rapporto debito-PIL occorre e basta un fabbisogno pari al prodotto fra la crescita nominale e il valore precedente del debito. Come vediamo nella figura, f con t uguale gamma d con t meno 1, che significa delta d con t uguale all'incirca a 0. E ricordiamo che abbiamo utilizzato questa formula nel post intitolato Il costo di Monti per studiare quanto ci sia costato Monti con il suo insano oppure scaltro proposito di abbattere il rapporto debito-PIL quando sarebbe stato molto meglio darsi come obiettivo la sua stabilizzazione, proposta all'epoca da Riccardo Realfonso. Per non ripetere oggi gli errori di ieri bastano le quattro operazioni. Dato che nel 2017 si stima che il rapporto debito-PIL sia stato del 131,6%, cioè 1,316, e che la nota di aggiornamento al DEF prevede per il 2018 una crescita nominale del 3% del prodotto, cioè 0,03, ne consegue che il rapporto deficit-PIL che stabilizzerebbe il debito nel 2018 sarebbe pari
a 0.03 per 1.316 uguale 0.039, cioè il 3.9%. Da notare che nel nostro quadro programmatico prevediamo invece un rapporto deficit-PIL del 2,8%, cioè inferiore al 3,9% che stabilizzerebbe. Però questo 2,8% che inseriamo nel nostro quadro programmatico è superiore all'1,6% proposto dal governo, o addirittura al suicida 1,2% proposto da Più Europa, col quale si sarebbe ripetuto l'errore di Monti. E allora questa proposta nostra del 2,8% porta a una diminuzione controllata del rapporto debito-PIL, essendo inferiore al valore del deficit che questo rapporto lo stabilizzerebbe. Il problema è che qui in questa formula stiamo considerando solo il fabbisogno complessivo. Il passo avanti che vorrei fare oggi con voi è scorporare il fabbisogno complessivo in fabbisogno primario al netto della spesa per interessi e spesa per interessi. Il vantaggio di questa piccola complicazione è che ci permetterà di analizzare l'impatto sulla sostenibilità del debito pubblico delle variazioni del tasso di interesse, che sappiamo che prima o poi dovrà crescere, e inoltre ci permetterà di ragionare in termini di avanzo primario, una categoria che nel dibattito viene utilizzata spesso. Continueremo questa lettura, la lettura di questo post, in una fase successiva.